Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul canale di Football Emotion Italia. Oggi siamo qui in un campo da calcetto perché andremo a comprare una scarpa da calcetto moderna e una scarpa da calcetto classica. Andiamo! Bene ragazzi, come vi ho appena detto, oggi andremo a comparare due scarpe da calcetto. In questo caso abbiamo le Munich Continental V2 e dall'altro abbiamo le Lunar Gap, due scarpe da calcetto completamente diverse. Cosa faremo adesso? Beh, prima andremo a ripassare insieme le tecnologie di queste scarpe da calcetto. Direi di iniziare con le Lunar Gap, delle scarpe da calcetto Nike, che a me personalmente piacciono veramente veramente tanto. Perché? Beh, perché trovano una tomaia in pelle naturale, ragazzi, morbidissima nella zona anteriore, con questo piccolo strato di gel che ci aiuterà tantissimo quando entreremo in contatto con il pallone. E nella zona posteriore, ragazzi, troviamo una parte completamente in knit. Come vedete qua, la tecnologia si chiama Hyperfuse. Cosa farà questa tecnologia? Beh, alleggerisce tantissimo la scarpa da calcetto, ma soprattutto, ragazzi, farà entrare ed uscire aria. Quindi, ragazzi, il nostro piede all'interno della scarpa sarà perfetto. Inoltre troviamo una linguetta abbastanza classica, ragazzi, che però manterrà benissimo la sua posizione, quindi non si andrà a muovere in nessun momento. La zona che secondo me è più bella da vedersi, ragazzi, e anche più intelligente da parte di Nike è la suola. Suola suddivisa in tre zone. Come vedete, troviamo forme geometriche diverse. E questo perché? Beh, perché Nike ha capito e ha pensato che la scarpa da calcetto ha bisogno di varie zone nella suola. Perché? Perché quando andremo ad appoggiare il piede, i movimenti saranno completamente diversi l'uno dall'altro. Quindi, ragazzi, avremo bisogno di trazioni e ammortizzazioni diverse. Invece, ragazzi, ora passiamo a parlare delle Munich Continental V2, delle scarpe da calcio un pochino più classiche rispetto all'Lunar Gap. Un pochino più classiche perché, beh, soprattutto per la forma della scarpa. È una forma un pochino più antica, quindi un pochino più grossa, un pochino più ingombrante. Però, ragazzi, sono delle scarpe da calcetto molto ma molto tecnologiche. Ora vi spiegherò il perché. Beh, è una tomaia completamente riformata in knit, molto ma molto leggera. Come vedete qui troviamo questo knit che ci andrà moltissimo ad aiutare quando appunto inseriremo il piede all'interno della scarpa da calcetto. Inoltre troviamo queste zone qui di knit traspirante e lo troviamo anche nella linguetta, anche questo super super classica. Perché dico che la forma della scarpa è abbastanza classica? Beh, ragazzi, lo vedete già da voi, è abbastanza robusta come ai vecchi tempi e soprattutto la zona delle punta dei piedi, ragazzi. Infatti dopo andremo a vedere la differenza con le Lunar Gap. Suola, ragazzi, che è completamente uguale a tutte le Munich. Con questa Munich Continental la suola è praticamente sempre la stessa, con tantissima trazione e tantissima ammortizzazione. Bene ragazzi, cosa andremo a fare ora? Beh, prenderemo una scarpa da calcetto e poi l'altra e andremo a vedere quali sono i punti positivi e i punti negativi. In questo caso iniziamo con le Lunar Gap. Quali sono i punti positivi di questa scarpa da calcetto Nike? Beh, ovviamente, ragazzi, sono delle scarpe molto ma molto leggere. Sono delle scarpe con davvero tantissime tecnologie che appunto alleggeriscono la scarpa da calcetto. Altro punto a favore di questa scarpa da calcetto appunto sono tutte le tecnologie all'avanguardia che ha appunto Hyperfuse, questa zona di gel che ci aiuterà tantissimo in contatto con il pallone, ma soprattutto appunto questa zona della suola che ci darà diverse sensazioni. Ultimo punto positivo di questa scarpa da calcetto è che è veramente veramente comoda. Perché? Perché ha una zona in pelle naturale, quindi si adatterà perfettamente al vostro piede. Quali sono i punti, non direi negativi, ma che mi hanno convinto meno di questa scarpa da calcetto? Beh, soprattutto che non hanno troppi supporti laterali. Come sapete, il calcetto è uno sport nel quale il piede fa tanti movimenti e quindi dobbiamo avere tanto supporto all'interno della scarpa da calcetto. A me personalmente questa cosa manca. Inoltre non mi piace per niente la zona delle punta delle piedi. Perché? Perché è una zona un pochino bassa a parere mio.
è uno sport appunto dove si utilizza moltissimo questa zona del piede e della scarpa e secondo me dovrebbe essere un pochino più robusta, perché magari ci può anche andare a far male quando andiamo a entrare in contatto con il pallone. Ora direi di andare a prendere le Munich Continental V2 e anche qui parlare dei punti positivi e i punti negativi. Quali sono i punti positivi di questa scarpa da calcetto? Beh, è una scarpa anche qui molto ma molto comoda. Secondo me la miglior qualità di questa Munich è appunto la comodità, quindi quando andremo ad utilizzarla dopo 2 o 3 ore, ragazzi, sarà già fatta al vostro piede, come non mai, come nessun'altra scarpa da calcetto fa. A parere mio è una tra le migliori scarpe da calcetto a livello di comodità. Inoltre, ragazzi, cosa troviamo in questa scarpa? Beh, è una scarpa anche qui molto classica e quindi che ci aiuterà tantissimo nei supporti laterali. In questo caso sì che trovo una scarpa da calcetto che racchiude bene il piede. Inoltre la suola, ragazzi, è molto ma molto classica, ma ci darà moltissima trazione e moltissima ammortizzazione. Quali sono i punti secondo me negativi di questa scarpa da calcetto? Beh, è una scarpa poco flessibile, quindi ragazzi, come vedete, è un pochino troppo rigida a parere mio e questo ci andrà forse a rendere più difficile la nostra partita o allenamento di calcetto. Altro punto negativo di queste scarpe, ragazzi, è che secondo me la suola è un pochino troppo alta, quindi ragazzi mi sono trovato un pochino male quando sono andato ad utilizzarle, perché appunto non riuscivo a sentire del tutto il piede in contatto appunto con il suolo. Secondo me si perde un pochino troppo di sensibilità. Bene ragazzi, abbiamo visto le tecnologie di queste scarpe da calcetto, abbiamo visto i punti positivi e i punti negativi, ora non resta che decidere quali sono le migliori scarpe da calcetto, le Lunar Gato o le Munich Continental V2. Beh ragazzi, personalmente a me piacciono molto di più le Lunar Gato. Perché? Perché sono delle scarpe da calcetto con tantissime tecnologie che vi ho già ripetuto tantissime volte, quindi questa zona in knit che alleggerisce tanto la scarpa, la zona in pelle naturale che aderirà perfettamente al vostro piede, ma soprattutto appunto la zona della suola. Inoltre ragazzi, è una scarpa veramente veramente leggera, è come se non avesse niente al piede, quindi ragazzi anche qui una sensazione che a me personalmente piace davvero tanto, ma soprattutto appunto ragazzi la suola, a me secondo me è una tra le migliori suole di calcetto, ammortizzazione e davvero tantissima trazione, quindi ragazzi secondo me tra le migliori scarpe da calcetto è la Lunar Gato. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine del video, vi ho spiegato le tecnologie di queste scarpe da calcetto, cosa penso io e quali sono secondo me le migliori. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate, se vi è piaciuto il video lasciate un like, commentate e ci vediamo in un prossimo video.